Ubriaco aggredisce la polizia, è intervenuta per fermarlo dopo aver rotto una bottiglia di birra in strada, per lui domiciliari. Prefettura, CP e centri di accoglienza siglano un accordo per formare i richiedenti protezione internazionale. 1.220 assunzioni in più rispetto allo stesso periodo del 2023 tra aprile e giugno 2024, l'indagine della Camera di Commercio. La mostra I colori del Golfo, da oggi fino al 20 aprile in Fondazione Cari Spezia, il ricavato andrà in beneficenza. Mister D'Angelo nel pre-Parma Spezia, pronti a giocare con fame e determinazione, saranno più di 1.000 tifosi aquilotti al Tardini. Buonasera e ben ritrovati con l'informazione di Teleliguria Sud. In apertura la cronaca, nella mattinata di ieri la polizia è intervenuta nel quartiere di Mazzetta per bloccare un uomo che aveva scagliato una bottiglia di birra in strada mandandola in frantumi. La segnalazione è partita dal gestore di un esercizio commerciale allarmato dalla presenza dell'uomo in stato di alterazione dovuta a bevande alcoliche. L'uomo ha aggredito verbalmente e fisicamente gli agenti, per questo è stato arrestato con l'accusa di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Arresto poi convalidato in domiciliari con il processo per direttissima. La Prefettura della Spezia, il CPA Alberto Manzi e gli enti gestori dei centri di accoglienza hanno siglato un accordo per la formazione linguistica dei richiedenti protezione internazionale accolti nei centri di accoglienza. L'obiettivo è quello di limitare le barriere linguistiche. Il servizio di Italo Lunghi, le immagini di Daniele Rabuazzo. Accoglienza e integrazione non possono prescindere dal conoscere la lingua. Una bellissima iniziativa promossa dalla Prefettura della Spezia insieme agli enti di accoglienza. Ovviamente non c'è integrazione senza legalità, ma le regole vanno conosciute, a prescindere da quanto tempo il cittadino, lo straniero si fermi sul nostro territorio. Quindi abbiamo pensato di incentivare e in qualche modo rendere più efficiente l'apprendimento della lingua italiana, anche diciamo nelle forme più semplici, facendo sì che tutte le persone, tutti i richiedenti asilo che frequentino il CPA abbiano un tutore che lo segua nel percorso di apprendimento e che anche lo segua poi eventualmente nelle varie occasioni, nei vari incontri anche col mondo del lavoro che il CPA sta predisponendo. Voglio fare un'anticipazione, perché è molto importante e molto significativa di quanto questa catena, questa rete funzioni bene e quanto di fatto passione anche ci metta il direttore del CPA, e stiamo facendo un corso per cameriere di piano per coinvolgere sempre più le donne straniere e incentivarle ad aprirsi alla società italiana. Le donne straniere molto spesso sono un passo indietro e noi vogliamo che camminino tutte insieme con noi. Donne straniere, sì, ovviamente regolari, quindi siamo su un altro tema rispetto a quelli dei richiedenti asilo, però siamo una comunità e noi vogliamo abbracciare tutti nel percorso di strada che facciamo insieme, lungo o piccolo che sia. Enti che gestiscono appunto gli immigrati e richiedenti asilo, il CPA, i volontari, sono davvero una risorsa importante di questa città che può far raggiungere l'obiettivo più agevolmente. Assolutamente sì, io ringrazio tutti, ovviamente ringrazio la Caritas, Luca Palei in testa, ma anche tutti i nostri gestori, perché la pressione migratoria è fatta di numeri ma è fatta di persone e loro sono sempre sempre disponibili all'accoglienza, ovviamente nei limiti che il territorio consente. Sì, le persone fanno la differenza e io rinnovo i miei ringraziamenti a tutti. Stamattina la firma di un protocollo, qual è il punto più qualificante di questo documento? Come accennavo prima, è la presa in carico, la responsabilizzazione da parte dei genitori, dei gestori nei confronti del singolo straniero, del singolo richiedente asilo. Possiamo usare una virgoletta, una sorta di tutoraggio affinché frequentino e apprendano almeno gli elementi base dell'italiano, anche se poi la permanenza in Italia sarà breve o più meno lunga di quanto il richiedente asilo si auspichi.
Aumentano le assunzioni nella provincia spezzina nel trimestre aprile-giugno rispetto al 2023. L'indagine è dell'elaborazione della Camera di Commercio Riviere di Liguria su dati Excelsior. Parliamo di un più 1.220 unità rispetto all'anno precedente. I dettagli nel nostro servizio. Occupazione e lavoro, previsioni in aumento per le assunzioni del periodo aprile-giugno rispetto all'anno scorso. I dati sono stati diffusi dal sistema informativo Excelsior in un'indagine realizzata da Unioncamere in accordo col Ministero del Lavoro. In dettaglio sono 2.800 le entrate nella provincia spezzina, 580 unità in più rispetto al 2023 e 7.780 le entrate previste nel periodo aprile-giugno 2024, segnando un più 1.220 unità rispetto allo stesso trimestre del 2023. Andando ad analizzare i tipi di contratto, il 19% dei casi le entrate previste saranno stabili, mentre nell'81% saranno a termine. La prevalenza delle entrate si concentrerà per l'82% nel settore dei servizi, a seguire con un 81% le imprese con meno di 50 dipendenti. L'8% sarà destinato a dirigenti, specialisti e tecnici, una quota inferiore rispetto alla media nazionale che si assesta intorno al 17%. Le previsioni di assunzione per una quota pari al 28% interesseranno giovani con meno di 30 anni e invece per il 21% le imprese prevedono di assumere personale immigrato. Solo il 5% delle entrate sarà destinato a personale laureato. Infine il tema della mancanza di personale. In 42 casi su 100 le imprese prevedono di avere difficoltà a trovare i profili desiderati. L'Università di Genova, in collaborazione col Comune della Spezia, Promo Studi, Ufficio Scolastico Regionale Liguria, Confindustria La Spezia e Centri per l'Impiego della Spezia, organizza la sesta edizione del Salone dell'Orientamento e il Career Day al campus universitario dell'Università di Genova alla Spezia. Appuntamento in 3 giorni, il 18, 19 e 20 aprile 2024, un'occasione fondamentale per garantire ai ragazzi di orientarsi tra le opportunità offerte nel mondo della formazione dell'università. Università e del lavoro, ha dichiarato il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini. Attraverso incontri, laboratori e risorse informative, i giovani avranno la possibilità di trovare ispirazione per la costruzione del proprio futuro. Si è svolto nei giorni scorsi un evento per facilitare e migliorare la comunicazione nei settori dei pubblici esercizi e degli alberghi tra gli operatori e clienti di diverse culture. L'evento è stato organizzato da Confcommercio e si è svolto all'Istituto Alberghiero Casini, con il quale l'associazione ha sottoscritto un accordo di collaborazione. Il servizio. Il lavoro nel turismo, la comunicazione efficace con i clienti di altre culture. È questo il titolo dell'incontro organizzato da Confcommercio La Spezia, FIPE e Federalberghi, che si è svolto all'Istituto Alberghiero Casini. E io ho proprio detto questo ai miei studenti, che loro stanno apprestandosi, c'erano tutte le quinte, a entrare in un settore che è importantissimo per l'economia della nostra città, della nostra provincia, della nostra regione. Accanto a questo bisogna però avere anche la coscienza che non si è mai arrivati e che quindi bisogna continuare a studiare sempre, in ogni momento. Metto anche l'altra parola, è l'ultima, è quella forse più importante, la parola è la passione. L'evento ha avuto come obiettivo quello di favorire la comunicazione tra i futuri operatori del settore e i clienti di diverse culture e ha rappresentato dunque un'occasione di crescita per la persona e per il territorio. Il lavoro nel nostro settore dei pubblici esercizi e comunque anche dell'hotellerie è un lavoro impegnativo, è un lavoro che ti stanca, che affatica, perché è un lavoro che accade nei momenti del divertimento altrui, perché noi creiamo il divertimento per gli altri, creiamo lo star bene, creiamo lo stare assieme. Quindi è un lavoro che richiede passione, perché senza la passione tutto questo non ci può essere, sarebbe un sacrificio non ripagato. Il settore è in grandissima salute, in forte crescita. Come ho anticipato durante l'incontro, il 60% dei contratti nel mercato del turismo sono ormai a tempo indeterminato ed è un dato in fortissimo aumento, del 15% anno aumenta questo dato ed è un elemento secondo me significativo del mercato del turismo. Nel corso della mattinata alcuni imprenditori del turismo hanno inoltre raccontato la propria esperienza, motivando e stimolando gli studenti presenti a coltivare le proprie passioni e a credere nelle proprie capacità.
Focus della mattinata, il workshop organizzato dal professor Alberto Caruana dal titolo Viaggio attraverso le diversità culturali per imparare a comunicare con le diverse culture. Un momento di grande formazione utile a comprendere le tradizioni e le abitudini dei vari cittadini del mondo, americani, arabi, indiani, cinesi ed europei. Nel corso dell'evento Confcommercio ha inoltre siglato con l'Istituto Alberghiero una convenzione così da dare vita a una collaborazione che possa favorire l'incontro tra le attività ricettive, i pubblici esercizi e coloro che cercano lavoro in quei settori. Al termine della giornata gli studenti e le studentesse dell'Alberghiero Casini hanno offerto un buffet ai presenti preparato con grande maestria e servito con eleganza. Regione Liguria apre gli strumenti di accesso al credito agevolato, garanzia artigianato e cassa commercio anche alle imprese colpite dagli eventi calamitosi verificatosi tra il 24 ottobre e il 5 novembre 2023. Ad annunciarlo è l'assessore regionale allo sviluppo economico Alessio Piana in una nota. Un'opportunità che consentirà alle imprese dell'artigianato e del commercio che hanno subito danni di richiedere non solo finanziamenti a tasso agevolato e garantito da Regione, ma soprattutto contributi a fondo perduto a copertura del 50% degli investimenti effettuati per ristrutturare i locali, si legge nella nota. Le imprese interessate possono presentare domanda attraverso i confidi convenzionati e in collaborazione con le associazioni di categoria fino al 31 dicembre 2026 sui portali dedicati del soggetto gestore Artigiancassa. Associazione Ligure dei giornalisti, Gruppo Cronisti Liguri, UIS Liguria e Ordine dei giornalisti della Liguria si uniscono alla condanna già espressa dalla segretaria della FNSI Alessandra Costante e dal presidente dell'Ordine dei giornalisti Carlo Bartoli dopo gli emendamenti presentati per diffamazione dal senatore di Fratelli d'Italia, il Ligure Gianni Berrino, che prevedono sino a 4 anni e mezzo di carcere per i giornalisti. Il senatore Berrino dovrebbe occuparsi di portare in Parlamento i problemi della Liguria, la regione in cui è nato e dove è stato eletto, invece che presentare disegni di legge che prevedono di mettere le manette ai giornalisti, hanno dichiarato Matteo D'Antico, segretario d'Associazione Ligure dei giornalisti, Tommaso Fregatti, presidente gruppo Cronisti Ligure, e Filippo Paganini, presidente dell'Ordine dei giornalisti della Liguria, che proseguono. Quelle di Berrino sono posizioni inaccettabili, frutto di pulsioni autoritarie. Non solo, questi emendamenti sono un fatto gravissimo e rappresentano l'ennesimo attacco alla libertà di stampa con l'Italia, che scivola sempre di più pericolosamente verso paesi come Russia, Cina, Bielorussia o Iran. Così conclude il comunicato. Il prefetto Maria Luisa Inversini ha firmato il decreto di indizione dei comizi elettorali per sabato 8 giugno e domenica 9 giugno, con eventuale turno di ballottaggio nei giorni di domenica 23 e lunedì 24 giugno. Andranno alle urne per le amministrative i cittadini dei comuni di Arcola, Bolano, Bonassola, Callice al Cornoviglio, Carrodano, Castelnuovo, Daiva Marina, Follo, Framura, Monte Rosso al Mare e ancora Pignone, Ricò del Golfo, Rocchetta di Vara, Sesta Godano, Varese Ligure, Vernazza e Vezzano. Medici e infermieri a rischio di incolumità nel pronto soccorso degli ospedali. Dopo l'episodio di 2 infermiere aggredite al Sant'Andrea emergono proposte per affrontare il problema. È il tema della puntata di questa settimana di Le carte in tavola a cura di Renzo Raffaelli. Sentiamo. Medici, infermieri aggrediti, minacciati o insultati. Purtroppo capita sempre più spesso anche nei nostri ospedali. E qualcosa bisognerebbe pur fare per impedire questi episodi. Quello più recente è l'aggressione a 2 infermiere del pronto soccorso dell'ospedale Sant'Andrea la scorsa settimana, le quali naturalmente hanno ricevuto attestati di solidarietà da più parti. Ma che cosa si dovrebbe fare per evitare che il pronto soccorso degli ospedali diventi una trincea in cui ogni giorno devono calarsi medici e infermieri affrontando dozzine e dozzine di pazienti costretti spesso a lunghe attese che fanno saltare i nervi? Si dovrebbe ridurre l'affluenza al pronto soccorso utilizzando, per tutti i casi di modesta complessità, le strutture del territorio, che però sono carenti o non ci sono affatto. Grazie ai fondi del PNRR arriveranno le case di comunità, proprio con questo scopo, ma rischiano di essere degli splendidi contenitori considerando la carenza quasi drammatica di medici e infermieri del nostro paese. Dunque non è possibile fare nulla?
Beh, l'ASL qualcosa può fare, può intervenire sui medici di famiglia, ad esempio, perché contribuiscano, quando possono, ad evitare accessi impropri al pronto soccorso. E poi può disporre accessi diretti ai reparti ospedalieri come per i malati psichiatrici, senza passare dal pronto soccorso. Lo ha suggerito, tra gli altri, il presidente del Consiglio regionale Gianmarco Medusei. E che fine ha fatto l'assistenza domiciliare? In altre regioni e in altre città funziona e consente di assistere pazienti fragili e cronici, evitando loro, quando hanno un problema, di ricorrere al pronto soccorso, magari già intasato. Qualcosa, insomma, si può fare e per garantire l'incolumità e la dignità degli operatori del pronto soccorso, molti suggeriscono di estendere l'orario di presidio di polizia al Sant'Andrea. Ma in questura gli agenti sono pochi, molti stanno per andare in pensione e non tutti saranno rimpiazzati. L'alternativa allora è dare più spazio alla vigilanza privata, come suggerisce qualcuno. Insomma, lo Stato arretra e avanza il privato un po' dovunque, nella sanità, nelle istituzioni culturali, nei trasporti e anche nella sicurezza dei cittadini. Il bilancio di quanto è stato fatto e di quanto ancora c'è da fare, l'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri si è riunito nell'assemblea annuale per discutere delle questioni più rilevanti, a seguire il giuramento di Ippocrate per i nuovi medici e la celebrazione invece per i professionisti da 50 anni in attività. I dettagli nel servizio di Sergio Diofili. L'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della provincia della Spezia si è riunito domenica scorsa nel salone della sede di Via Vittorio Veneto per lo svolgimento dell'assemblea annuale. La riunione ha rappresentato un momento di grande significato per la comunità medica, offrendo l'opportunità di rappresentare le questioni più rilevanti legate alla professione e conoscere i numeri dei bilanci. Il presidente Salvatore Barbagallo, nella sua relazione, ha affrontato i temi sul tappeto. Giornata suggestiva perché si incontrano i neoiscritti che sono all'inizio della carriera professionale e i colleghi che ormai hanno raggiunto i 50 anni di laurea e quindi hanno una grossissima esperienza sulle spalle. Un incontro appunto di due generazioni che una sta finendo, diciamo così, il percorso professionale e l'altra che la sta iniziando. Durante l'incontro è stato celebrato il simbolico passaggio dei nuovi medici, in tutto 22, nella professione attraverso il solenne giuramento di Ippocrate letto da Mattia Terziani. È stato un piacere inaspettato e un onore poter leggere il giuramento per tutti i miei colleghi che erano qui presenti. E oggi è un giorno che segna il compimento di un percorso intellettuale, professionale e soprattutto umano che è durato tanti anni per tutti noi e che adesso ci proietta verso una professione che abbiamo scelto. Mentre 20 professionisti hanno ricevuto il riconoscimento dei 50 anni di attività con il caduceo d'oro. 50 anni di professione per me sono motivo di orgoglio. Non rappresentano un passato, sono un futuro, per come vedo io la mia attività. Un futuro che, se il buon Dio mi darà l'opportunità. È un onore, un privilegio essere qui riuniti in questa giornata in cui ci ritroviamo colleghi di 50 anni di esperienza e di lavoro, che sono stati sempre non facili, però con grande soddisfazione. E pur continuando a lavorare, perché diciamo la nostra attività non cesserà mai. Modifiche alla circolazione dei treni del regionale di Trenitalia per i lavori infrastrutturali programmati tra La Spezia e Corniglia sulla linea La Spezia-Levanto-Sestri-Levante. A comunicarlo in una nota è Trenitalia che spiega per consentire gli interventi previsti nelle giornate dal 15 al 19 aprile e anche dal 7 al 10 e dal 13 al 15 maggio, alcuni treni del regionale saranno modificati e altri cancellati nella fascia oraria mattutina dalle 11.15 alle 12.50. Informazioni e dettagli sono disponibili rivolgendosi al personale presente in tutte le stazioni delle Cinque Terre o sul sito www.trenitalia.com o tramite app di Trenitalia. I colori del golf, d'oggi fino al 20 aprile negli spazi di Fondazione Carlo Spezia sarà possibile ammirare la mostra del collettivo The Spezziner. Sono esplorati artisti locali, avendo come filo conduttore la rappresentazione della provincia e facendo emergere l'impegno sociale dell'arte contemporanea. Il ricavato dell'asta benefica andrà all'Associazione Alba di Domani e all'Emporio della Solidarietà. Il servizio di Mimma Carlo Gabbiani con le immagini di Sergio Diofili.
Territorio che diventa arte, arte che diventa solidarietà. E questo è il senso ultimo dell'esposizione I colori del Golfo, che è stata inaugurata oggi pomeriggio negli spazi espositivi di Fondazione Carispezia. Ma guardi, noi siamo molto lieti di poter ospitare questa mostra qui in Fondazione. Un particolare ringraziamento credo che debba andare giusto agli artisti che hanno messo a disposizione queste opere. Opere che tra l'altro potranno essere acquisite, questa è una cosa secondo me molto bella, con un'offerta libera sostanzialmente da qui a sabato prossimo, partecipando a una specie di asta muta, quindi lasciando poi evidentemente un impegno e indicando l'importo che si è disposti a spendere per poter acquisire queste opere. Sono ben 30 gli artisti della provincia coinvolti nel progetto. Sì, gli artisti sono tantissimi, appena noi abbiamo proposto il progetto, gran parte degli artisti che fanno parte di questo più grande progetto che è The Spezziner sono stati contenti di realizzare delle opere ad hoc per questa sta di beneficenza. La mostra qui in fondazione si terrà da oggi, il giorno dell'inaugurazione, sino al 20, che ci sarà un'asta finale col battitore. Luoghi, personaggi, storie e leggende. I progetti Colori del Golfo si pone l'obiettivo di valorizzare la spezzinità a 360 gradi. Perché intanto coinvolge un numero cospicuo di artisti e per quello che mi riguarda la città che mi ospita e mi ha dato i natali è un po' il mio territorio di elezione. Il lavoro che faccio di fotografo, il mio genere è quello che si rivolge alla vita di tutti i giorni, alla quotidianità. Il ricavato dell'asta di beneficenza andrà a finanziare progetti a sostegno dei più fragili e dei più deboli. Sì, è proprio quello che caratterizza e colora questa giornata di speranza, direi di solidarietà. L'Alba di Domani e l'Emporio, il nostro Emporio della solidarietà. Due realtà che appunto si dedicano a quella che era la speranza costruita proprio grazie all'impegno di tanti, come in questo caso vediamo, e della bellezza dell'arte, come vediamo qui intorno a noi. E devo dire che è un tempo in cui abbiamo tante richieste e grazie proprio alla generosità e alla carità, alla provvidenza, così si chiama, riusciamo e tentiamo di rispondere un po' a tutti. Noi ringraziamo anche la Fondazione. L'Alba di Domani si occupa appunto di malati di mente, psichici. È stata fondata nel 2010 dai pazienti. L'associazione in collaborazione col personale dell'ASL e con le altre associazioni della salute mentale organizza gite, mostre, cerca sempre di sponsorizzare, diciamo, di portare le persone verso l'arte, la socializzazione e l'inclusione. L'Emporio della Solidarietà dà il via a una raccolta alimentare sabato 13 aprile al centro commerciale Le Terrazze. I prodotti alimentari per l'igiene personale della casa che saranno raccolti saranno ridistribuiti poi nei supermercati solidali di via Gramsci 276 alla Spezia e di via Castracani a Sarzana. La persona al centro, il convegno a Sarzana dedicato alla pedagogia clinica inserito nel progetto ARCO, accoglienza rete comunità ora, che intende rispondere alle esigenze delle famiglie con bambini da 0 a 6 anni nell'ambito del contrasto della povertà educativa minorile. Per noi c'era Maria Torre. Mercoledì 10 aprile si è svolto nella sala consiliare del comune di Sarzana un interessante convegno dal titolo La persona al centro. Ospite d'onore del convegno, il professor Guido Pesci, fondatore della pedagogia clinica. La pedagogia clinica è una scienza che è nata nel 1974, perciò oggi festeggia i cinquantennali. 50 anni di pedagogia clinica, 50 anni di professione di pedagogista clinico, una professione che riesce a trovare risposte necessarie a tanti soggetti che vivono situazioni di difficoltà e di disagio. Nel rapporto con la scuola offre l'opportunità agli insegnanti di acquisire abilità professionali proprie, distintive, tali da poter integrare delle diverse abilità professionali. L'evento è nato all'interno del progetto ARCO, Accoglienza, Rete, Comunità, Ora, progetto che intende rispondere alle esigenze delle famiglie con bambini da 0 a 6 anni nell'ambito del contrasto alla povertà educativa minorile.
Oggi una giornata dedicata alla persona al centro, una giornata dedicata ai servizi della città di Sarzana, ai servizi integrativi che promuove i servizi alle famiglie, ai ragazzi e alla comunità. Il progetto Arco, la cornice di questa giornata, è un progetto dedicato allo 06 che ci sta aiutando nella costruzione di una rete fattiva che coinvolge gli operatori dei servizi, educatori, insegnanti, famiglie e bambini. La giornata è stata pensata con un'idea di fare, un fare creativo che si svolgesse in contemporanea con una scienza educativa così importante come quella della pedagogia clinica. Il libro che viene presentato oggi è una raccolta di testimonianze dell'opera del pedagogista clinico su tutto il territorio italiano. All'interno dell'opera si trova proprio il lavoro che è stato realizzato dalla dottoressa Micaela Travaglini in Sarzana. È una giornata particolare, molto importante per la nostra città e anche un anno importante, il 50° dalla nascita della pedagogia clinica, ed è veramente un grande orgoglio e un onore avere oggi ospite nella nostra sala consigliare il padre fondatore di questa scienza, il professor Pesci, e anche la professoressa Mani, che ha elaborato un libro nel quale si racconta anche l'esperienza di Sarzana. Al professor Pesci è stata donata una targa in ringraziamento per il suo impegno cinquantennale nella pedagogia clinica. E riguardo alla notizia sulla raccolta alimentare dell'Emporio della Solidarietà, prevista per sabato 13 aprile, non solo al centro commerciale Le Terrazze, ma un appuntamento che riguarda altri 32 supermercati a livello provinciale. Cambiamo argomento, sono aperte le iscrizioni al nuovo corso di accesso per diventare volontari della Croce Rossa. Il corso, che inizierà lunedì 6 maggio alle 20.30 nell'area Mare di Ruffino, è rivolto a tutti coloro che vogliono unirsi all'associazione per svolgere le attività di assistenza ai più fragili nella sede centrale della Spezia e in quelle di Fezzano, Muggiano, Santo Stefano e Calice al Cornoviglio. Le lezioni si terranno in orario serale per poi concludersi con un esame finale sugli argomenti trattati. L'appuntamento è per giovedì 13 giugno. Chi è interessato può registrarsi sul portale della Croce Rossa gaia.cri.it e successivamente inviare la richiesta di partecipazione al corso sul sito www.crilaspezia.it. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l'ufficio soci della Croce Rossa dalle 9 alle 12 al numero 0187 18 22 444 oppure farlo tramite email all'indirizzo ufficio.soci@crilaspezia.it. Premio Nerei di 2024 si sono svolte ieri in occasione della giornata del mare e della cultura marinara le premiazioni all'interno del palazzo delle ex dogane. Racconti in blu, primo classificato Silvio Carmè, il premio speciale invece Roberta Talamoni dedicato al sociale consistente nell'opera Fiori nella tempesta realizzato dall'ufficiale di marina e artista Sergio Notti è stato consegnato ai racconti e ai disegni dei pazienti della RSA Sabatini di Sarzana. Educatori in blu, primo classificato il cantiere della memoria, nave di carta, e ancora Click in blu, primi classificati Roberto Celli e Tiziana Pieri. Infine il premio Scuola in blu, la giunta del premio ha deciso di premiare tutti i lavori presentati dalle ben 11 scuole partecipanti. Il 1 agosto in Piazza Europa La Spezia arriva la finalissima dei Next Musician Awards, la serata conclusiva del festival che si occupa tutto l'anno della ricerca di nuovi talenti. Sarà una serata dai toni televisivi con continui cambi di artista sul palco. In giuria saranno presenti i rappresentanti di radio e discografie e il premio del valore di 5.000 euro. Il festival quest'anno conta 300 richieste di iscrizione, posizionandosi così tra i primi festival in Italia per numero di partecipanti. Torna questa sera alle 21.30 la trasmissione Coi nella Spezia per tutti a cura di Marco Bartolini e ne andiamo a sentire un'anticipazione. Benvenuti a una nuova puntata di Coinè, la Spezia di tutti, la trasmissione dedicata alla comunità, questo significa Coinè, della provincia spezzina. Il nostro racconto parte questa volta dall'ospedale San Bartolomeo di Sarzana, con il reparto di chirurgia multispecialistica. Proseguiamo poi parlando di sicurezza sul lavoro con i sindacati.
Terzo servizio, un appuntamento tra famiglie e specialisti sul tema dell'adolescenza. Infine, l'appuntamento con il sindaco. Questa volta andiamo a Monte Rosso. Dal 15 al 27 ottobre il Museo Lia ospita la mostra L'arte di viaggiare, l'Italia e il Grand Tour a cura di Andrea Marmori con il contributo di Barbara Viale, una mostra che intende porre l'attenzione sul gran viaggio di formazione e istruzione che tra 7 e 800 prevedeva il raggiungimento dei luoghi carichi di memoria. E domani alle 18 nella Sala della Repubblica Sarzana si svolgerà l'evento Io non mi fermo ma canto pure a bocca chiusa, con la conduzione di Chiara Baldacci e gli interventi dell'avvocata Marina Battistini e di Marianna Gorpia. È il primo appuntamento riguardante una serie di iniziative organizzate dal PC e dedicate alle tematiche di genere. Il tema centrale della serata sarà il Codice Rosa, legge italiana volta a proteggere le donne dalla violenza domestica e dallo stalking. Domani, domenica 14 aprile, invece dalle 10 alle 19, il nuovo spazio Barontini a Sarzana in via Ronzano 1 accoglie un weekend all'insegna della solidarietà con AISM e gli amici di Elsa Onlus e dell'artigianato Handmade. Passiamo invece allo sport. Oltre 1000 tifosi aquilotti, per l'esattezza 1032, seguiranno lo Spezia a Parma domani per la sfida sul campo dello stadio Tardini. In vista dell'importante partita per la 33esima giornata di Serie B, mister Luca D'Angelo ha analizzato la settimana della squadra nella consueta conferenza stampa pre-gara. Andiamo a sentire. La squadra sta bene e secondo me è vero che con il Lecco era necessaria la vittoria, però dobbiamo essere consapevoli che il risultato è stato quello. Abbiamo commesso alcuni errori, ma la partita è stata giocata bene, soprattutto fino al pareggio del Lecco, e meritavamo di più, ce lo dobbiamo accettare il risultato. E adesso guardare avanti alla partita di sabato pomeriggio. E affrontiamo sicuramente la squadra più forte del torneo, lo dice la classifica e lo sono anche in maniera meritata a mio avviso, perché il Parma è una squadra che è davvero temibile, e noi dovremo fare una buonissima partita soprattutto dal punto di vista tattico a mio avviso, perché il Parma ha giocatori molto forti nel momento in cui ti può ribaltare l'azione e partire così su palle perse è fortissima con tutti e quattro gli attaccanti, però noi possiamo fare la nostra partita, nel senso che ce la possiamo giocare con la difficoltà sicuramente, perché ripeto, il Parma è una squadra, è quella che fino adesso è stata sicuramente la più brava, ha tanti punti di vantaggio sulla seconda in classifica, e questo testimonia il valore di questa formazione. Però ripeto, noi possiamo sicuramente fare la nostra di partita con le nostre caratteristiche, ovvio. Falcinelli e Nicolao si sono allenati in maniera regolare con la squadra, e Reza e Di Serio lo hanno fatto da metà settimana e perciò sono anche loro a disposizione. La squadra ha voglia e lo sta dimostrando in campo, il fatto che abbiamo raggiunto così diverse squadre, in questo momento saremo salvi, perciò non era mai successo. Abbiamo bisogno della giusta rabbia, che prendere un gol è un fatto veramente grave per una squadra, e dunque noi dobbiamo avvertire il pericolo prima, a mio avviso. Secondo titolo territoriale femminile per il settore giovanile dell'Unezia Volley, che dopo l'Under 18 si prende anche quello Under 16, il servizio di Andrea Catalani. E due, dopo il titolo territoriale Under 18 femminile, il Lunezia Volley si fa campione del Levante Ligure, in pratica anche nella categoria Under 16. Infatti queste immagini si riferiscono ad un recentissimo allenamento del Lunezia, come si suol dire, U16, e così il sodalizio bianco-blu è chiamato a tenere alto il nome della
pallavolo donne nostrana, chiamiamola così, nelle imminenti fasi regionali di categoria. Nel frattempo sentiamo due delle protagoniste dell'ultima impresa, che peraltro normalmente hanno a che fare anche con le due formazioni adulte sarzanesi, che si tratti di Serie C o D. Domenica si è disputata la finale territoriale contro la Mischiavari al palazzetto di Brugnato e è stata una bella partita. Abbiamo iniziato un set con qualche difficoltà, però nonostante tutto siamo riuscite a portarci a casa il primo set. Invece il secondo e il terzo sono stati sicuramente set dove è prevaricata la forza e la voglia di portare a casa questo titolo. E quindi abbiamo giocato sicuramente con molta più serenità e tranquillità. Difatti abbiamo vinto con un po' più di margine rispetto al primo set. Angelica, e adesso? Adesso ci aspetta la finale, ci aspettano le finali regionali, che sono quelle più importanti per noi, perché arriva la parte più bella del campionato, come sappiamo tutti, quella che aspettiamo da inizio anno. Possiamo dare tanto, tanto possiamo dare, perché siamo qui, siamo arrivati con le nostre difficoltà, siamo arrivati qui e vogliamo vincerci questo regionale, perché è una soddisfazione per tutti, per il nostro allenatore che c'è stato dietro e per noi che siamo venuti qui tutti i giorni. E appunto vogliamo fare queste nazionali perché le sogniamo, arriviamo sempre al limite e non ci riusciamo mai, e vorremmo appunto fare queste finali. E abbiamo buone prospettive, ci stiamo allenando molto bene in questo periodo, abbiamo questi pochi giorni per allenarci. Questa era la nostra ultima notizia, io vi ringrazio per averci seguito e vi lascio alle previsioni del tempo a cura di LIMET, Centro Meteo per la Liguria. Grazie e arrivederci. Una buona serata a tutti da Paolo Bonino. Vediamo le previsioni per sabato 13 aprile in Liguria. Alta pressione sul Mediterraneo e sull'Italia. Nei prossimi giorni bel tempo e temperature di molto superiori ai valori normali sulla nostra regione. Ma andiamo nel dettaglio sulle previsioni per domani. Sabato 13 aprile c'è poco da dire, perché il tempo sarà soleggiato e stabile ovunque, a parte lievi velature col sole che potrebbe temporaneamente apparire come dietro ad un vetro smerigliato. Venti deboli o moderati da nord al mattino, brezze dominanti invece lungo le coste nel pomeriggio. Mare calmo o quasi calmo, ecco, temperature in ulteriore aumento, le minime con valori anche oltre i 20 gradi lungo la costa, quindi una notte tropicale. Massime in aumento delle aree interne, in calo invece lungo le coste per l'instaurarsi della brezza, a parte forse le aree dove resisterà la compressione, ad esempio la costa savonese. Lungo le coste le minime saranno comprese tra 14 e 20 gradi, le massime tra 20 e 26 gradi. Nell'interno le minime tra 9 e 14 gradi, le massime tra 23 e 28 gradi. Se volete ulteriori informazioni andate sul sito www.centometeoligure.com e non dimenticate di scaricare la nostra app di LIMET.